Allora, so che appartiene a una famiglia, a un ordine religioso. Quale? Le piccole sorelle del Vangelo. A quale religiosità, a quale spiritualità si ispira? A Si ispirano a Charles de Foucault. Charles Foucault. E tu adesso dov'è che vivi? Beh, vivo in Francia, a Mulhouse, che è una cittadina del sud dell'Alsazia. Noi sappiamo che normalmente le suore vivono in un istituto religioso, e ci descrivi un po' il tuo, dov'è che vivi? Ma istituto come casa, intendi? Sì. Vabbè, io vivo in un appartamento, sono al nono piano di un palazzo di 17 piani e in un quartiere, che è alla periferia di Mulhouse. E praticamente questo quartiere, ha circa 9.000-10.000 abitanti, praticamente un decimo della città perché Mulhouse ha circa 110.000 abitanti. E le tue consorelle che attività svolgono? Allora, in questo momento siamo in tre. Maria Emilia è giovane pensionata, però ha come attività un orto. Allora, si riposa d'inverno, ma ha cominciato a lavorare adesso. Beh, a parte, diciamo, questa attività, è molto impegnata nell'omoneria dell'ospedale perché visita regolarmente delle persone che sono nel settore psichiatrico dell'ospedale a Mulhouse. E segue anche un gruppo di donne per una formazione biblica. Praticamente hanno la lettura di testi biblici, penso, ogni 15 giorni. È un po', diciamo, i suoi impegni. Poi Joelle è più impegnata nel sociale. E lei lavora come accompagnatrice come si può dire, socioprofessionale in una grande cooperativa dove praticamente sono accolte tutte le persone che non riescono a trovare un lavoro o sono disoccupati di lunga data oppure per diverse ragioni o di difficoltà diverse, non riescono ad avere un lavoro fisso e quindi in questa cooperativa vi aiutano a reintegrarsi, sì, il mondo del lavoro. E tu invece che attività svolgi, che lavoro fai? Allora, io attualmente, ma è solamente da 3 anni, ho cominciato a insegnare qualche ora di religione in un liceo, ma da quando sono arrivata in Francia, e ormai sono 18 anni, ho sempre lavorato come donna delle pulizie, ma arrivando a Mulhouse 5 anni fa, ho cominciato a lavorare in una cooperativa facendo le pulizie e poi mi hanno proposto delle ore di insegnamento e allora ho approfittato e nello stesso tempo mi sono detta che forse valeva la pena di trovare anche un altro lavoro. Mi dava la possibilità di essere sempre in relazione alle persone che vivono nel quartiere, ma in un altro modo. Mi ha colpito molto in quello che hai detto perché, se non ho capito male, tutte avete un'attività professionale retribuita, come qualsiasi persona che lavora, e in più svolgete attività pastorale. E se non mi sbaglio, i lavori che fate non sono proprio tutti intellettuali. Hai parlato di donna delle pulizie, lavori, seguire ragazzi, eccetera. Questo atteggiamento, cioè questo stile di vita e poi anche il vostro posto dove vivete, c'è cioè un appartamento insieme a tanti altri appartamenti. Credi che ti porti a condividere maggiormente le storie, i vissuti, le problematiche della gente? Penso che sì, nel mio lavoro, per esempio, quando facevo le pulizie, beh, sicuramente potevo incontrare le persone, entravo nelle case di queste persone, avevo una relazione, non dico di amicizia, ma di vicinanza con tante persone e questo mi permetteva anche di incontrare molte persone del quartiere, perché quando lavoravo all'associazione, trovavo le vicine nelle riunioni, per esempio, dell'associazione. Il lavoro
permette di creare anche delle relazioni di amicizia. Vedo per esempio che adesso con i giovani che incontro al liceo, sì, non posso considerarli, non sono tutti i miei vicini, ma tanti giovani del quartiere che incontro al liceo, posso conoscere la loro realtà in modo diverso. Perché nelle ore che abbiamo di condivisione e di riflessione posso un po' capire cosa vivono questi giovani. E per me è importante, visto che vivo in questo quartiere, beh, di conoscere la gente che sì, vive con me praticamente. Questo stile di vita, questo, il fatto che voi viviate in un appartamento con vicino ad altre persone, che facciate dei lavori come professioni, svolgete professioni come tanti altri, quali punti di forza e di debolezza ha questo stile? È difficile dirlo visto che è qualcosa che io vivo, però questo tipo di vita è legata alla spiritualità di Charles de Foucault. Lui desiderava vivere come Gesù a Nazareth e quindi vivere come la gente. E per me il fatto di essere nel quartiere e di lavorare ed è fa parte della realtà dei miei vicini. Come loro ho bisogno di lavorare per pagare l'affitto, l'elettricità, per comprare da mangiare. Penso che per me sarebbe molto diverso se la mia congregazione mi pagasse tutto e io avessi soltanto un'attività di tipo pastorale, che non è retribuita, diciamo. E quindi per me il lavoro fa parte proprio della mia missione e fa parte della mia vita di religiosa, della spiritualità di Charles de Hai vissuto per un anno con una comunità a Roma, cioè con dei Rom, in una roulotte, hai fatto anche un'esperienza lavorativa. Ci racconti brevissimamente? Foucault. Sì, allora, beh, sì, a parte che loro vendono porta a porta, che ho provato anch'io, però insomma, secondo me quel lavoro lì proprio, beh, era un po' difficile da fare per me, allora, ma con loro abbiamo fatto le vendemmie, sono stati 15 giorni, beh, faticosi sicuramente, però vedi proprio come loro vivono nel loro quotidiano e le loro difficoltà, e no, è stata un'esperienza interessante, sì. Per il tempo che ci hai dedicato, per la disponibilità e ti faccio un grosso, tantissimi auguri veramente per tutta la tua attività lavorativa e pastorale. Grazie, beh, anche a voi, una buona giornata insieme di riflessione sul tema del lavoro. Grazie.